Allora, eccoci qua, grazie Laura dell'introduzione. Dunque, intanto sarò un po' così sistematico perché gli argomenti sono tanti, ma molti dovranno parlare questa sera. Speriamo che questo incontro, e mai termine è più adatto, sia così circolare, anche in omaggio alle ispirazioni francesi, prustiane della nostra professoressa Laura Ricci. Allora, intanto mi viene da dire la prima cosa, quanto è bello tutto questo, perché è martedì, è l'inizio della settimana, è il momento in cui la settimana riversa su di noi i giorni più impegnativi. E Laura e Francesca, la libreria, hanno fatto qualcosa di straordinario, d'altronde loro sono delle straordinarie agitatrici culturali di questa nostra città alta e strana. E perché in fondo appunto ci hanno fatto un dono, come appunto tu dicevi, ci hanno regalato la possibilità preziosa di ritrovare la pazienza dell'ascolto, della conversazione e perché no anche della riflessione appunto. È una sorta di atto di ribellione, ecco le parole ribelli, per fare lo sgambetto alle frenesie, al lavoro, alla velocità di giorni che troppo spesso non ti lasciano neanche il tempo di avere tempo, il tuo tempo. Ecco, per me la poesia è il massimo atto di ribellione, perché ti concede il lusso di essere in accordo armonioso con il ritmo della vita. Realmente io credo che ascoltare, termine adattissimo per il contesto di oggi, un componimento poetico, un componimento musicale, un pensiero, sia come ricevere, se si riesce a farlo proprio, una formula per aggiustare il mondo, per sfidare tutte le meschinità umane. Ecco. C'è una bellissima frase, una frase monumentale, visto che siamo in una libreria, di un autore americano straordinario, un maestro della letteratura americana contemporanea, che è Don DeLillo, il quale dice in questo libro, che vi consiglio sinceramente, che è Il rumore bianco, fa dire al suo protagonista: il mondo è pieno di significati abbandonati. Ecco, una frase che ha usato per far raccontare al personaggio quanto riuscisse a scoprire intensità e temi impensabili nelle cose comuni. Una piazza, un fiore, una persona. Ecco, la scrittura quindi diventa in qualche modo veicolo di autenticità, non limitata appunto al narcisistico divertimento o compiacimento. La poesia, lo sguardo poetico diventa uno stile di vita. Ecco, Laura Ricci che scrive racconti, Laura Ricci che scrive poesia, o traduce poesia in questo caso, o ricrea poesia, meglio ancora. Laura Ricci, intellettuale prestata al giornalismo, ecco, come direbbe Hölderlin, abita poeticamente la sua terra. È una donna che, mi piace scherzando con lei citare Bergonzoni, ha fatto voto di vastità. è poeta al tempo pieno, nel lavoro, nel tempo libero, che poi tra l'altro tempo libero per una persona così che ha sensibilità di prestare attenzione agli stimoli, alle suggestioni, ai sottofondi, alle sfumature, praticamente non esiste, perché non smette mai di scavare, di percepire da chi l'essenziale, però in sintonia con il tutto, con la pienezza dell'universale. Ecco, c'è un libro precedente a questo splendido testo, questa antologia di poesie, che vi consiglio veramente con tutto il cuore, della nostra amata Laura, che è appunto Dodecapoli, che è un libro di storie, di racconti, di donne, di luoghi, insomma di complessità, diciamo così. E per inciso, appunto, lo ripeto, posso solo dire che consigliandone la lettura sono certo che, anche se in maniera ancora limitata, purtroppo non ho questo potere, contribuirò all'incremento del tasso medio di felicità del genere umano, perché chi non ha scoperto questo libro per quelle distrazioni che possono rendere vana un'esistenza intera, penso che ha solo da correre, perché anzi c'ho anche un pizzico di invidia, perché è veramente un libro prezioso. Ecco, in quel libro Laura non esercita soltanto una metodologia, perché infatti cito dalla introduzione, perché non l'ho dietro però, dove appunto una metodologia di scrittura, un metodo. Adesso la troviamo, eccolo, dice: nulla nel mio lavoro di scrittura nasce o procede a caso.
scriverò allora come nella ricerca rigorosa e amorosa della mistica è nella costrizione che la parola cerca la strada, perché se ha una qualche ambizione creativa, la scrittura è libertà o addirittura infrazione, ma ragionata. Lo insegna, per fare un esempio fra tutti, la perfetta meraviglia formale dei sonetti di Arthur Rimbaud. Scusate, lettori portatili. Non solo quindi un metodo, ma anche un'intera poetica, che è quella dell'amorosa costrizione. Diciamo, questa amorosa costrizione, come lei riconosce proprio in maniera esplicita, la ritroviamo in questo lavoro. Ora io non mi immergerò, un po' perché non c'è tempo, un po' perché non credo di meditarmi questo ruolo, ecco. Non entrerò nel merito del testo poetico, anche perché io credo che, insomma, ho anche una certa paura di contaminare queste parole, che sono così pulite, come avete ascoltato, così potenti, hanno valore, hanno anche una certa grazia, insomma è materia preziosa e che merita per l'appunto rispetto, quindi è meglio far parlare i testi o l'autrice, che dopo ne discuterà sicuramente con più accuratezza e anche forse più complicità, visto che si è confrontata con i mostri sacri della poesia. Comunque, ripeto, l'amorosa costrizione di Laura e quindi questi testi rispondono secondo me ad un comandamento vitale, che è il comandamento della bellezza, come avete potuto vedere, cioè vedere e restituire bellezza come atto etico. Secondo me esiste un comandamento proprio della bellezza, nel senso che quando uno sprazzo di bellezza si appare all'orizzonte e quindi si presenta a uno o più persone come esperienza vissuta o semplicemente anche come una possibilità, la bellezza comanda sulle persone. Spesso quella che comanda è appunto è quella di essere annunciata e condivisa con gli altri, e lo fa con una potenza che supera di gran lunga ogni imperativo morale. Non sto parlando di discorsi così sacri, religiosi, diciamo così. Credo perfino che certe rivoluzioni siano scoppiate proprio per questo, che sia apparsa all'orizzonte la bellezza. La bellezza intesa anche come sfida, e la tua è stata una sfida culturale incredibile, perché è stata la sfida della traduzione, appunto, come dicevamo prima, della ricreazione di alcuni testi. Entrano in gioco chiaramente vari meccanismi. Tradurre è chiaramente anche una forma di lettura, se volete, anche una forma di ascolto ad alta intensità, implica attenzione per il ritmo, per la scrittura in senso stesso, per i caratteri stilistici e per le simmetrie. C'è, velocissimo, Umberto Eco, che chiaramente conoscete tutti, ha scritto un saggio importantissimo sulle esperienze del tradurre, dove lui fa riferimento alla fedeltà poi al testo originale, e rapidamente lo riporto. Lui dice: la conclamata fedeltà delle traduzioni non è un criterio che porta all'unica traduzione accettabile. La fedeltà è piuttosto la tendenza a credere che la traduzione sia sempre possibile se il testo fonte è stato interpretato con appassionata complicità. È l'impegno a identificare quello che per noi è il senso profondo del testo e la capacità di negoziare ogni istante la soluzione che ci pare più giusta. Se consultate qualsiasi dizionario, vedrete che tra i sinonimi di fedeltà non c'è la parola esattezza, ci sono piuttosto lealtà, onestà, rispetto e pietà. Ecco, Laura, per concludere questo mio sprologio e dare parola a persone più serie di me, io volevo donarti, permettimi, una mia rosa che poi conosci bene, che più che altro è una speranza, è un'ambizione che tutti possano prima o poi godere di quel diritto di essere gentili che una strega poeta qualche anno fa ci regalò con queste parole. Rivendico il diritto di essere gentile, la commozione della tenerezza, la capriola sublime della bellezza, l'acrobazia difficile della semplicità, la magica centrifuga trita banalità. Rivendico il diritto a esistere col cuore, quello di offrire parole d'amore, l'ostinazione della poesia, il mal di pancia della nostalgia, lieve la danza della naturalezza, il salto mortale dell'interezza. Laura, grazie. Grazie, Giacomo. Giacomo ha concluso col mio manifesto poetico e col mio manifesto di vita, perché è anche il mio manifesto di vita, un manifesto, mi piace dirlo, che io ho scritto anche su Facebook, quindi tanto per dire quanto, se si vuole, si può essere poetici sempre, comunque e ovunque, no? E che devo dire, Giacomo ha detto tante cose, ti ringrazio. Forse qualcosa giusto sulla traduzione, no? Su questo
su questo che dice Umberto Eco, che ci porta a dire che, insomma, la traduzione esiste fedele, e questo lo dico non solo da un punto di vista di traduttrice, ma insomma da un punto di vista di una persona che ha visto, misurato anche nella sua prima vita, diciamo, scolastica, tante traduzioni, no? La traduzione esiste quando si consuma un giusto tradimento, perché se vogliamo entrare davvero nello spirito di un testo dobbiamo appunto comprenderlo, masticarlo, farlo risuonare dentro di noi e carpire quella parola che magari sembra non perfettamente aderente, ma che rende di quel testo proprio l'atmosfera, no? Anche perché le lingue sono una strana cosa, ogni lingua sottende una sua cultura, dei suoi significati e un suo ritmo soprattutto. Io in queste traduzioni, come dice Giacomo, ho lanciato sì una sfida, ma tutti sanno che le sfide mi piacciono anche nella vita, sfide che faccio sempre però con molta accortezza, mai bruciandomi, insomma, come amo dire, non sono Giovanna d'Arco, il mio modello è Teresa de Avila, quindi fare quei passi che si possono fare, e l'ho fatto per un amore proprio per i testi, per la poesia, anche per il bisogno di tradurre, perché poi quando si conoscono delle lingue, si sono letti tanti testi, la voglia anche di tradurre, la voglia di tradurre viene. L'ho voluto fare con grandissimo rigore, perché appunto ho rispettato il componimento. Ogni sonetto è rimasto un sonetto, ogni canzone è rimasta una canzone. L'ho fatto rispettando le rime e ho cercato di farlo rispettando il ritmo, quindi è stato un lavoro molto fedele, non sempre nella parola, ma poi chi magari leggerà questi testi vedrà che anche nella parola in fondo non c'è tanta infedeltà, c'è magari un sinonimo piuttosto che un altro. E poi ho pensato non solo a tradurre, ho scelto la rosa perché tutti sappiamo quanta simbologia racchiuda la rosa in sé, insomma, nei secoli, quanti poeti, quante poete e quanti scrittori abbiano scritto della rosa, perché amo le rose e, come dico nei miei versi originali, ho imparato tardi ad amarle, proprio quando ho riconosciuto il valore della semplicità. Da giovane, per infrazione, le rose le amavano tutti e quindi io preferivo amare altri fiori. Chiaramente ci abbiamo, no, questi momenti di ribellione. Poi ho capito il grande significato arcano, no, della rosa, e ho chiesto aiuto a Walter Branchi. E poi ho attribuito alla fine delle caratteristiche a queste rose, come avete visto, che diventano quasi delle donne. Chissà, io invito anche le persone qui presenti a scegliere un po' la propria rosa. Abbiamo fatto anche un gioco in questi giorni, vedere chi può rappresentare queste rose, in quale rosa ci riconosciamo e così via. E queste caratteristiche sono inventate, no? Penso a una donna, in realtà una donna in rapporto alla poesia, però sono anche, sempre per quello spirito un po' di tradimento e un po' di fedeltà, sono anche le caratteristiche tutto sommato vere delle rose che ha innestato Walter. E mi fermo qui, poi vorrei anche che interveniste voi se avete anche delle domande, delle cose da dire. E chiedo a Walter Branchi, che ancora ringrazio, un suo intervento.